Genesi 1, 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiamo dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Poi Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò in immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Genesi 2, 18. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna, perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa. Ringrazio di nuovo il team Pazzaia per avermi fornito di questo gioiello. Adam and Eve Dress. Non sono un amante del fico, ma lui è diverso perché non è quel classico fico dolce, anche se vogliamo un po' femminile, perché di solito, almeno quelli che ho provato io in giro, tendono sempre un po' al femminile per quanto mi riguarda. Lorenzo, che saluto, ha voluto questa interpretazione del fico, dato che tutti fanno: ah, il fico è dolce, il fico è fruttatissimo, è qua, è là. Invece Lorenzo ha voluto mettere un po' tutte le sfaccettature del fico, da quella più verde al frutto, al latte di fico, al legno. Vediamo sia la parte molto verde del fico, ma anche appunto il latte, la sua cremosità, se vogliamo, il suo frutto, e anche la sua scia legnosa. Dopodiché, a contornare questa nota di fico, queste varie sfaccettature, c'è la tuberosa a fare un po' un senso floreale, un senso arioso della fragranza, e anche la pesca a rafforzare questa parte fruttata. Però raga, vi posso dire che la pesca io ce la sento veramente poco o quasi nulla, perché vi dico, io non sono un grande fan della pesca, però vi dico che la pesca non ce la sento tantissimo. Io sento, cioè, il protagonista in questo profumo è il fico, poi tutte le note contornano, ma il fico in tutte le sue sfumature regna in questo profumo. E vi dico che, anzi, uno di quelli che insieme a lui comunque non disdegno è Philosophos di Diptych, e anche lui è un altro profumo al fico che non mi dispiace. Però c'è quasi tutta la, passatemi il termine, lattiginosità del fico, mentre qua abbiamo è più ricco, è più completo. Cioè abbiamo sia il latte e sia il legno, cioè questa scia legnosa che nel dry down sentiamo tantissimo, e poi c'è questa parte verde che non ci abbandona mai. Poi un'altra cosa che mi ha stupito, ma stupito tra virgolette, perché già pensando al brand di Pazzaia,
non è una cosa di cui stupirsi, comunque la scia, la persistenza e la proiezione. Comunque i profumi al fico in generale non sono chissà quanto potenti, perché comunque il fico si sente ma è discreto, non è un profumo che tende a durare tanto nelle ore. Al contrario suo, infatti, complimenti a Lorenzo perché ha saputo con maestria andare a comporre questo capolavoro, perché secondo me non mi vorrei sbilanciare troppo perché ci sarebbe pure Arctic Sea, però ad oggi forse non mi voglio sbilanciare troppo, ma forse potrebbe essere il mio pazzaia preferito finora. Ho anche chiesto intorno a me pareri su questo capolavoro qui e i feedback sono stati tutti positivi. Non c'è stato uno che mi abbia detto non mi convince, sono stati tutti positivi. Poi secondo me questo profumo ha un plus non da poco, o meglio, quello di racchiudere più generi messi insieme. Quindi, secondo me, racchiude il genere dei freschi, il genere dei legnosi, il genere un po' di fruttati, il genere un po' del floreale, perché un pizzico dato dalla tuberosa c'è, ma contorna, come dicevo. Il protagonista assoluto qua è il fico, ve lo ripeto. Racchiude tanti generi, secondo me, anche per questo che, a mio modo di vedere, è uno dei più sottovalutati, sia del brand ma anche in generale. Se amaste il genere, quindi se amaste il fico in generale, però se aveste curiosità di sentire, di provare un profumo diverso, e magari più completo del fico e non nei classici sempre dolcioni femminili, magari come la vedo io. Questo secondo me è tranquillamente unisex. E per dirlo io che unisex ce ne vuole, perché io non credo tantissimo al genere unisex, però secondo me questo, secondo me è unisex, secondo me può essere tranquillamente portato sia dall'uomo che dalla donna. Adam and Eve's Dress. Lo ringrazio ancora di avermi mandato questo piccolo gioiellino. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi abbia dato più informazioni possibili, a tal punto da andare in profumeria, una profumeria insomma che sia rivenditrice di pazzaglia, per andare a provare questo capolavoro. Qualsiasi curiosità, come al solito, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa riguardo a Adam and Eve's Dress, un commentino qua sotto il video e noi, come al solito, ci rivediamo al prossimo video.